Allora, aspiriamo il prodotto con una siringa da 1 ml. Ok. Generalmente si tratta per parte con un quantitativo di 1 cc e si monta un ago sottilissimo. In questo caso utilizzo un 32 gauge. In primis si parte disinfettando la parte da trattare in modo molto meticoloso. Con questo prodotto andremo a trattare la parte del terzo inferiore del volto, interessando anche la parte del collo, perché contenendo colina, che è un precursore dell'acetilcolina, riusciamo a dare un effetto di tightening alla pelle, nonché di stimolo per la produzione di neocollagene. Quindi questa sarà tutta l'area che andiamo a trattare. Allora, andiamo a disinfettare bene la parte, togliamo il residuo di aria dalla siringa, ok? E partiamo con l'iniezione. Sono micro ponfi superficiali, distanziati più o meno un centimetro l'uno dall'altro. Questo prodotto contiene acido ialuronico, aminoacidi e soprattutto contiene colina, che è un precursore dell'acetilcolina. E quindi come effetto ci dà nel lungo tempo una stimolazione della neocollagenogenesi e quasi nell'immediato un effetto di tensione dei tessuti. Ecco perché si fa nelle zone dove sono presenti anche rughe dinamiche o sul collo, dove abbiamo la necessità di rilassare i muscoli platisma e di andare a tonificare ovviamente una pelle in una zona del corpo che è generalmente più sottile e più soggetta all'invecchiamento e alla presenza di rughe. Okay. Si passa al margine mandibolare. Questa tecnica ci permette di essere più attenti e ridurre il rischio di ecchimosi. Passiamo bene anche in quest'area dove è necessario ridurre la tensione del muscolo platisma.